Eccoci, come ho detto, adesso è il momento di imparare a fare la manica vento. La manica vento, come dice la parola, non è altro che una manica, come quella di una camicia, che non è attaccata però alla camicia, quindi non ha né il tappo davanti né il tappo di dietro. Quando si riempie di vento, perché la possiamo attaccare su un'asta, questa manica, che normalmente sarebbe così, si riempie di vento, si gonfia e quindi diventa una manica a vento. Viene usata negli aeroporti più piccoli per indicare ai piloti degli aerei in che direzione soffia il vento e quanto è forte, potente, perché più che soffia forte, più la manica sarà dritta, più è debole, più la manica cadrà. Per fare questo giocattolo, che può essere attaccato a un'asticella che voi tenete in mano e correndo lo potete portare dietro, ci servono questi materiali. Un sacchetto del pattume, possibilmente colorato. Ce ne sono di trasparenti come questo, ma anche di azzurrini, di giallini, di verdini, di rosa. Scegliete quello che meglio più vi piace, se no quello che avete in casa. Spesso i sacchetti del pattume sono neri, ma vanno bene anche se sono neri. Quindi un sacchetto del pattume, del nastro adesivo di carta, del filo di ferro leggero. So che questo non è facile che voi l'abbiate in casa, cercate di procurarvelo. Delle forbici e dello spago. Se poi avete anche un bastoncino, questo è un pezzo di canna che, a cui attaccare, potete attaccare la manica vento, ancora meglio. Allora, prendiamo il nostro sacchetto del pattume, dell'immondizia, non so come la chiamate a Bologna. Come la chiamate voi a Bologna, l'immondizia? A Reggio la chiamiamo immondizia, perché io sono di Reggio. Ecco. Vedete? Bene, che bello grosso, se io lo apro è un bel sacchettone grosso. Non ci serve tutto, se ne serve solo un pezzo. Prima di tutto cosa faccio? Taglio via il fondo del sacchetto, dove è sigillato, prendete le forbici e lo tagliate lì. In questo modo. In questo modo il nostro sacchetto sarà aperto da tutti e due i lati. Non metteteci dentro l'immondizia perché salta fuori. Quindi lo pieghiamo a metà e dobbiamo prenderne solo metà di questo sacchetto. Quindi adesso a due lati ne prendiamo solo una parte. Come facciamo? È semplice, tagliamo sia da una parte adesso è diventato enorme e tagliamo anche l'altra dove c'è l'altra piega in modo che ce ne resta solo metà. Non buttate via la metà che non usiamo, perché vi potrebbe servire un'altra volta. Se vi insegnerò a fare qualche altro giocattolo e vedrete come. Ora abbiamo un bel pezzo di nylon o di comunque di sacchetto del pattume bello grosso, anche così non ci serve tutto. Allora cosa facciamo? E via che lo pieghiamo un'altra volta a metà. A questo punto
siamo pronti per tagliare la nostra manica vento. Come facciamo? È molto semplice. Provate a seguire le pieghe che si sono formate sul sacchetto. Io in questo sacchetto ne vedo ben 4. Da un lato lo lascio una bocca bella grande, che è questa parte. Dall'altro più piccola, che è questa parte più stretta. Vedete che forma che ha? Un modo appunto è seguire le pieghe. Con le mie forbici ritaglio in diagonale, non c'è una misura precisa. L'importante è che da una parte inizio lasciando molto spazio nella bocca e finisco nella coda con poco spazio. Questo serve per far gonfiare meglio la manica a vento quando si riempirà di vento. Ecco, adesso abbiamo questo. Vedete, da questo lato è più lungo che da questo lato. E adesso dobbiamo aprirlo. Lo apriamo. E otteniamo questa forma. Cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo preparare la bocca della nostra manica a vento in modo che stia abbastanza aperta normalmente. Per fare questo abbiamo bisogno di un filo di ferro sottile, molto sottile, non c'è bisogno di un filo di ferro grosso. Ne prendiamo un pezzo, adesso mi infilo gli occhiali perché bimbi, io senza occhiali non arrivo da nessuna parte. Questo è il mio filo di ferro. Ne prendo un pezzo che sia più lungo, non so se si vede bene, più lungo della parte più lunga della mia manica a vento. Adesso vi faccio vedere meglio dopo che l'avrò tagliato. Questo è talmente sottile che bastano le forbici per tagliarlo. Quindi prendo un pezzo di filo di ferro che sia più lungo della parte più lunga della manica a vento. Cerco di stenderlo il più possibile passandolo nelle dita, facendolo diventare il più dritto possibile. Poi lo appoggio sopra la mia parte grande della manica a vento che piegherò. Come faccio a fissarla? E qui serve il nastro adesivo. Quindi prima di tutto preparerò qualche pezzettino di nastro adesivo. Questo è un modo per fare i pezzettini. Per esempio 3 pezzettini. Rimetto, riappoggio il mio filo di ferro sulla parte lunga, la piego, poi tenendo fermo, oppure potete far aiutare da qualcuno a casa, fisso in 3 punti la bocca della mia manica a vento, in modo che il filo di ferro non esce più da qua. Ecco, vedete? Qui dentro c'è il filo di ferro. Guardate, che adesso tengo su dal filo di ferro. Poi, una volta fissato in 3 punti, col nastro adesivo fisso tutto il bordo in modo che proprio non c'è possibilità per il nostro filo di ferro di uscire da dove l'abbiamo messo. Ecco. Vedete? A questo punto io devo piegare di nuovo la mia manica a vento a metà. Cioè la prendo nella metà
e la piego così. Il mio filo di ferro lo posso schiacciare. Perché? Perché adesso devo mettere il nastro adesivo a chiudere la manica dentro. Quindi lo devo mettere lungo il bordo della manica dentro. Il nastro adesivo di carta è bello anche perché è facile strapparlo con le dita, non c'è bisogno di forbici spesso come invece è necessario per il resto degli altri nastri adesivi. Allora, quando ho messo il mio filo, il mio nastro adesivo così, lo ripiego dall'altra parte. In questo modo le due metà sono unite tra di loro e non si staccano più. Ecco, spero che possiate fare questo gioco in casa, magari aiutato dai vostri genitori o da un fratello o una sorella che vi danno una mano. A questo punto la manica vento è praticamente fatta, perché se io allargo e arrotondo il mio filo di ferro, vedete anche voi che la manica è pronta. I due fili di, le due parti di filo di ferro che sporgono, le uniamo attorcigliandole tra di loro in modo da chiudere la bocca. Ecco. Ora, se volete, potete praticare dei forellini in due o tre punti della bocca della manica vento, legare dello spago come ho fatto qua, vi faccio vedere qua perché così si vede meglio prima, e questo spago a sua volta legato a un altro spago che potete tenere fissato a un bastoncino vi servirà per correre e trascinarvi dietro la vostra manica a vento. Bene, bimbi, per oggi abbiamo finito, ma prossimamente vi insegnerò a costruire due altri bellissimi oggetti. Quindi alla prossima volta. Ciao a tutti!